Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale, io sono Kirio e questo è un nuovo video unboxing, infatti sono arrivati due pacchettini uno con un po' di recuperi e uno più piccolino che vediamo subito. Prima di cominciare, vi voglio dire che da oggi se farete i vostri acquisti sul sito www.mangaio.it utilizzando il codice kirio al momento del vostro ordine, avrete il 5% di sconto e in più se farete almeno 49 euro di acquisti, la spedizione è completamente gratuita. Mangaio è un sito totalmente innovativo per quanto riguarda il panorama italiano perché Oltre a offrirvi tutti i manga delle case editrici italiane, appunto, vi offre la possibilità di comprare anche le riviste giapponesi, quindi Shonen Jump e tutto il resto e gli artbook giapponesi, oltre che i manga veri e propri in lingua originale. Ma la cosa ancora più bella è che tutti questi volumi vi arriveranno singolarmente imbustati, quindi attenzione maniacale per voi collezionisti. Quindi mi raccomando, per i vostri ordini utilizzate il codice Kirio per avere il 5% di sconto. Che cosa contiene? Viene da Amazon e al suo interno, eccolo qua, c'è un regalino, un altro regalino che mi avete fatto. Il gioco Mass Effect che era nella mia wishlist di Amazon. E quindi qualcuno di voi me l'ha regalato. Andiamo a vedere anche chi. Vediamo, vediamo, vediamo. Il buon Sir Wade 14 Valentino, che mi dice ancora auguri perché non era il suo primo regalo che mi ha fatto appunto dalla mia wishlist. Quindi. Ancora grazie al buon Valentina Silway 14 che mi ha dimostrato tanto affetto. E poi ci sono anche dei recuperini manga. Andiamo subito a spacchettare per vedere insieme. Innanzitutto, tre bei volumozzi, belli, grossi e possenti. Il primo con una copertina fantastica, a mio avviso, davvero stupenda. La Fenice volume 7. J-pop manga nella Osamuashi Collection, il settimo volume su 12 al costo di 12 euro. Recuperate la Fenice, è il più bel manga e il più bel fumetto di sempre, secondo me. Poi c'è il secondo volume di Baptism di Kazuo Umezu per Star Comics nella Umezu Collection, 17 euro. Vi avevo già parlato del primo, e sicuramente è un'opera davvero sorprendente, uno shoujo sorprendente che non vi aspettereste mai. Spero di poter fare una recensione approfondita quando finirà, o meglio, è già finito ma io devo ancora acquistare il terzo perché giustamente devo leggere ancora il secondo. E poi il secondo e ultimo volume di Chaos di Osamu Tezuka, un'opera che non conoscevo del maestro Tezuka che mi ha sorpreso. Sono solamente due volumi, il costo è 14 euro a volume e non vedo l'ora di leggere anche questo finale per potervene poi magari parlare in un episodio della mia rubrica su Tezuka. Poi il secondo volume di Mao. Di Rumiko Takashi per la Star Comics, un'opera che come avete visto mi aveva abbastanza convinto, soprattutto rispetto a Rin. Ho recuperato anche l'ultimo volume di Kurageime, La principessa delle meduse, che mi mancava per completare la serie, e che mi ero un attimino perso nella miriade di uscite mensili che ci sono in Italia. Un manga davvero bellissimo, secondo me, di un'autrice davvero tutta da scoprire. Ve la consiglio se vi piacciono gli shoujo, ma non solo, perché potrebbe essere anche un buon. Entry level per questo target e poi il quarto volume di Kaguya Sama Love Is War di Aka Akasaka che mi sta piacendo come sempre per quanto riguarda i primi tre volumi non mi ha deluso ancora, non sembra mai ripetitivo e comunque tende a trovare delle ottime soluzioni mai banali. Quindi per ora decisamente promosso. Mi sono appena arrivati due pacchi uno questo qui piccolino e uno molto molto grosso che vi faccio vedere dopo in questo abbiamo un volume che mi è stato mandato dalla casa editrice Falzea Editore ed è Pop Generation di Paolo Lamarca uscito al costo di 15 euro un volume molto molto interessante che parla della letteratura giapponese ai tempi del cellulare ovvero proprio i romanzi giapponesi Scritti su cellulare, pubblicati online prima di essere eventualmente poi pubblicati anche in cartaceo e rivolti principalmente ad un pubblico ovviamente molto, molto giovane, dalle scuole medie sino alle prime superiori, che in Giappone ha perso la voglia di leggere i romanzi detti normali per appunto approcciarsi a questi romanzi su cellulare o per cellulare. Che hanno come caratteristica principale quella anche di essere molto più immediati e quindi anche molto più vicini a certi manga, soprattutto certi shojo manga. E la cosa interessante di questo volume è che proprio Paolo Lamarca, un grandissimo esperto, fa anche tantissime comparazioni tra manga e che i Tai Shōsetsu ovvero proprio i romanzi per cellulare, andando ad indagare poi anche a fondo su questo fenomeno, quindi sicuramente una volta letto ve ne parlerò anche meglio. Per quanto riguarda il secondo paccone, invece abbiamo un sacco di recuperi manga, tra cui Asadora volume 2 che non vedo l'ora di leggere, naturalmente come tutto il resto, ma questo in particolare, Your Eternity volume 11, copertine sempre bellissime. Poi abbiamo Il Bisturi e la Spada, volume 5 del maestro Osamu Tezuka, che ripeto per me è una delle cose migliori che sta uscendo del maestro per quanto riguarda gli inediti, ed è il penultimo volume. Il penultimo volume anche per quanto riguarda The Promised Neverland, ovvero il 19. Poi abbiamo l'ottavo volume di Jirokuraku Hell's Paradise, il secondo volume di Olimpia Kyklos. Sulla cui copertina fa capolino una persona tanto deliziosa. Anche sul quarto volume di Rohiro abbiamo una persona deliziosa, ma per motivi sicuramente diversi. Il secondo volume di Savage Season, di cui sono davvero curioso perché il primo mi era piaciuto molto, una storia davvero dolce, carina e anche poetica per certi versi. Il volume 11 di Demoslayer Kimetsu no Yaiba. L'ottavo volume di Radiation House, che si mantiene sempre su ottimi livelli secondo me come serie. Il terzo volume di Blue Period, anche questo molto molto bello, poi hanno annunciato l'anime quindi sono davvero curioso. Il secondo volume di Chainsaw Man, molto curioso anche su questo perché il primo mi è piaciuto sì, ma non così tanto il quarto volume della Via del Grembiule, lo Iacosa Casalingo, che ve lo dico a fare demenzialità a palla, a me piace sempre molto, e il terzo ed ultimo volume di Baptism, di cui poi magari in futuro potrei parlarvi in una recensione. E per finire abbiamo questo colosso di rodi, questo box gigantesco, che è il Lone Wolf Cab Omnibus Box 1, ovvero quello contenente i primi tre volumi della nuova edizione di Lone Wolf Cab al costo di 66 euro perché sono 22 euro a volume sono davvero enormi questo c'è da dirlo probabilmente se avessero fatto anche un bel ritocchino all'adattamento alla traduzione e ad alcuni errori di traduzione che sono rimasti in questa edizione sarebbe stato sicuramente meglio per 22 euro a volume però è comunque un capolavoro da leggere, assolutamente. Poi magari ve ne parlerò nel dettaglio, sia per quanto riguarda la storia, che appunto questa nuova edizione. Adesso lo poso perché se no mi va in cancrena il braccio. E questo era tutto per questo unboxing. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e condividetelo sui social. Qui sotto in descrizione trovate tutte le info utili su come aiutare il canale. Quindi facendo una piccola donazione, o ancora meglio facendo i vostri acquisti su Amazon passando la mia link affiliazione, che per voi non cambia assolutamente nulla, mentre a me fa arrivare una piccolissima percentuale, oltre ovviamente a dove seguirmi sui vari social. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!